Quanta acqua ha sotto? Mezzo metro. Magazzini tutti allagati? Magazzini tutti allagati. A che ora è arrivata la bomba d'acqua? A che ora è arrivata? 11, 11 e un quarto. Ed è andata avanti fino alle 3, dicono? No, alle 3 si stava di guardia, ma non, poi non ce n'è stata dopo, successivamente. Tutti i negozi allagati, quelli di via Venti? Tutti, sì, sino a questo punto sì. Oltre no. La parte storica però si è salvata? La parte storica si è salvata un po', sì, sì, perché è in alto, quindi non prende. Grazie. Via Venti, il centro di Genova, Piazza De Ferrari dall'altra parte, il cuore storico della città. Da questa parte c'è Brignole. L'altra notte una bomba d'acqua arrivata alle 11:30 ha praticamente inondato una parte di città, ha sommerso negozi, distrutto auto, trascinato montagne di fango in mezzo alla strada. Una situazione che ricorda assolutamente l'alluvione del 2011, quando persero la vita 6 persone. Ieri è andato un po' meglio, per fortuna, dicono, perché è arrivata di notte e soprattutto per strada non c'era nessuno. Era da 2 giorni che pioveva, c'erano stati dei problemi e quindi la gente era più riparata. Eppure c'è una vittima, un uomo che stava andando a lavorare, era fermo alla fermata dell'autobus, l'onda di piena di un fiume esondato qua vicino lo ha travolto e ucciso. E stiamo camminando adesso in via Venti, man mano che si scende si trova fango, ruspe al lavoro, è tutto isolato, la zona è assolutamente off limit. Stiamo arrivando quindi verso la parte bassa, quella che vedete laggiù davanti a noi è la zona di Brignole, più si scende e peggio è. Ed ecco gli operai al lavoro, operai e soprattutto anche tanti volontari che da stamattina si sono messi all'opera ad andare a dare una mano a chi si è ritrovato col fango nei negozi, nelle case, a chi si è ritrovato senza più niente. Stiamo avvicinandoci verso un altro negozio distrutto, ecco qua, via Galata. Via Galata è una delle vie che collegano verso il centro. Era tutta sommersa di fango, 20, 30, 40, 50 centimetri. Sui muri si vedono ancora le tracce di dove si è posato il fango. Ed ecco altra gente al lavoro, altra gente che sposta. La polizia in queste ore ha fermato anche alcune persone che tentavano di rubare nei negozi allagati. Sciacalli, dicono, però tutto è ancora da chiarire. Avrebbero tentato di portare via vestiti dalla UPI, completamente allagata. Avrebbero cercato di assalire altri negozi. Ed ecco là, dall'altra parte della strada, le auto trascinate dalla forza della pioggia, da questa strada trasformata in un fiume con mezzo metro d'acqua, si vedono ancora le tracce sui muri, proprio lì. Verranno spostate altre auto, altre montagne di automobili sono dall'altra parte della strada, nelle vie più interne, dove addirittura la protezione civile sconsiglia di avventurarsi perché potrebbe essere pericoloso. Perché? Quanti danni avete? Tantissimi, non sono ancora da conteggiare perché non lo sappiamo nemmeno noi. Tutto sotto allagato? Sì, tutto. E il negozio all'interno? L'interno non si può entrare, solo il piano terra, però la parte sotto è ancora tutto allagato. Cosa venderate? Abbigliamento. Tutto distrutto? Tutto distrutto. È la seconda volta, dove già... Sì, nel 2011 come era andata? E nel 2011 non c'eravamo ancora noi. Ok, ed ecco altra gente al lavoro. Guardate, guardate le tracce, guardate le tracce che lasciano le ruspe che passano. Lì c'è ancora 20 centimetri di mota, fango trascinato appunto dalla pioggia e dal fiume esondato, mentre invece girandoci appena dall'altra parte ci sono altre auto trascinate, auto spostate dalla furia dell'acqua della scorsa notte. Proviamo ad avvicinarci. È finita in mezzo al fango anche un'auto di Securitalia, un'auto della vigilanza notturna, di quelli che dovrebbero occuparsi di garantire la sicurezza dei negozi. Un taxi è stato spostato addirittura dall'altra parte della strada ed è finito su questa scalinata. Dicono che ci vorranno almeno 2 settimane prima che tutta questa zona, da tutta questa zona scompaiano le tracce dell'alluvione. Dall'altra parte motorini caduti, auto sommerse dall'acqua. Siamo proprio a livelli del 2011, quando, bisogna ricordarlo, persero la vita
sei persone, uccise appunto dalla furia delle acque uscite dai torrenti che circondano la città. E adesso, mentre stiamo ancora dando un'occhiata a tutto ciò che accade qua attorno, a tutto ciò che è accaduto l'altra notte, proviamo ad avvicinarci verso la zona di Brignole, che è assolutamente quella più problematica, quella più complicata, quella dove ci sono stati i danni maggiori. Andiamo a girare. La cosa che impressiona in queste ore è la pioggia. Questa notte è caduta una bomba d'acqua, sentivamo dalle 11.30 per circa un paio d'ore, ha piovuto in modo impressionante. Ma ciò che impressiona è che adesso continua a piovere. Piove e smette, bombe d'acqua a volte che durano qualche minuto e poi esatto, riprende. È incredibile. Negozio Trussardi, uno dei negozi storici di Via Venti. Guardate com'è ridotto. Fango ovunque, le pellicce rovinate, i capi di abbigliamento coperti dalla mota che è arrivata improvvisa. Dicono che qualcuno qui l'altra notte abbia addirittura tentato di rubare, ha tentato di approfittare di questa situazione per trarne un vantaggio. I titolari. Danni enormi. Titolari. Danni enormi. No, lei guardi un attimo in giro e poi veda lei. Adesso sta arrivando l'operatore, si vede, non c'è più niente di salvato. No, non c'è più niente. Distrutto completamente tutto, guardi. Ma l'acqua fino a che altezza arriva? Guardi. Si vedono le tracce, guardi là sul muro, è vero, là sul muro si vedono ancora le tracce. E poi come potete vedere, tutti l'abbigliamento, distrutto tutto, non è rimasto niente. Ma è vero che qualcuno ha tentato di rubare qua da voi? Sicuramente avranno rubato perché manca della roba. Questa notte? Sicuramente, perché manca le cose nello stand di là, tutte le cose in vetrina e quindi hanno rubato sicuramente, perché poi la vetrina era sfondata. Quindi... Voi eravate già qui nel 2011? La signora era già qui. E anche allora? È stata alluvionata anche allora. Questo. Minori o maggiori, non si ricorda. Come erano? Perché da lei i danni, io non c'ero, tu come erano? Quest'anno peggio. Sì, quest'anno è stata pesante la cosa. Per fortuna che è arrivata di notte. Questo almeno però non è molto consueto. Voi vedete in giro questi negozianti, commercianti. Anche perché. Che stima date di danno? Che entità? Non glielo so dire. Tanto deve sentire la signora, deve fare, ma lei consideri tutto, arredamento, tutto. Lei, siamo all'inizio stagione, quindi il negozio con tutte le cose nuove, perché lei pensi che è all'inizio stagione, quindi il negozio è il momento che c'è più roba. Quindi ovviamente... Lei pensi quello che c'è, abbiamo le firme Trussardi, ma tutte cose di un certo tipo, quindi... Tutto distrutto. Grazie mille, arrivederci. E proseguiamo in questa marcia di avvicinamento lento e faticoso, soprattutto in mezzo al disastro dell'alluvione di Genova. Ed ecco, questa è la vetrina sfondata che diceva dalla quale sono entrati probabilmente gli sciacalli che hanno portato via le robe. Guardate in mezzo alla strada i pezzi degli appendiabiti. Il servizio di raccolta dell'immondizia ha mobilitato tutti gli uomini e i mezzi disponibili per cercare di dare un aiuto alla gente di questa parte di città. Eppure è un lavoro complicatissimo. E se Via Venti è in queste condizioni, e vedremo più avanti Brignole com'è, il resto della città non sta meglio. La viabilità è completamente in tilt, sulla sopraelevata, quella che dovrebbe garantire una rapida e veloce circolazione, un ingresso, come dire, agevole all'interno della Superba, non si va avanti. Il traffico viene completamente deviato e si esce tutti nella zona dell'acquario, non c'è possibilità di andare avanti. Troppo pericoloso, dice la polizia, troppo pericoloso, sostengono i vigili urbani. Bisognerà fare attenzione. E siamo davanti a un altro negozio, anche in questo caso vedete, le vetrine sfondate. Sono una caratteristica di questa giornata. Guardate i sacchi, guardate la roba che è stata abbandonata. Sono stati gli sciacalli? In parte sì, in parte ovviamente l'alluvione. Qui adesso a quest'ora non c'è nessuno, hanno smesso di lavorare. Però è da questa mattina alle 6 che ci sono operai e ci sono
volontari al lavoro che cercano di restituire un po' di ambiente a questa città. Stiamo avvicinandosi adesso nella zona più complicata, quella più danneggiata. Se ci giriamo possiamo vedere, guardate il colpo d'occhio di questa serranda sfondata e altre due in sequenza man mano che si sale. Andiamo avanti, altri negozi, stessa situazione, McDonald's, non sfugge neanche lui. E siamo arrivati in via Fiume, siamo arrivati dove ci sono stati altri disastri importanti. Ci avviciniamo adesso verso l'ingresso di questo sottopassaggio pedonale. Vale la pena guardare che cosa ha fatto l'altra notte la piena. Guardate le vetrate di McDonald's, sfondate, portate via, non è rimasto nulla. Il McDonald's, forse uno di quelli più conosciuti di Genova, è stato praticamente raso al suolo dalla forza dell'acqua. Guardate il sottopasso ancora allagato, adesso la camera girerà, sottopasso ancora allagato, le auto sono state sbalzate contro i mancorrenti, proseguire è davvero complicato in queste condizioni. Cos'è che ha scardinato addirittura le serrande? Come mai ci sono le serrande scardinate? Per l'acqua. L'acqua è entrata dentro. C'è un metro ottanta di acqua. Un metro ottanta d'acqua. Aspetta. Aspetta che sta arrivando. Un metro ottanta d'acqua da dentro. E questo è successo. È successo beh, ieri notte quando è venuta quella alle 11, noi eravamo qua. Quindi l'acqua è entrata e ha portato l'acqua è entrata e ha sfondato addirittura. Ha sfondato tutte le vetrate e vabbè, adesso un po' semi no, non è in ordine, ma via, un po' meglio, stiamo iniziando un po' a pulire, insomma. È il titolare? Sì. Come si chiama? Filippo Parodi. È la prima volta che dopo l'alluvione del 2011, cioè aveva già avuto. Abbastanza frequente. No, dico, aveva già avuto l'alluvione del 2011, certo. Danni ingenti come adesso? Leggermente meno perché l'acqua aveva fatto 70-80 centimetri, invece questa volta ha fatto 1,70. Tutti i negozi della zona sono in queste condizioni? Sì, questi qua attorno sì. Ma qual è il fiume che ha esondato? Il Bisagno qua dietro, sì. Dietro la stazione. Ma è un rivolo, diceva. No, è un fiume. Certo, è un fiume. Qua è coperto e dietro la stazione è scoperto. Ed è per quello che forse è gonfiato. Non so. Grazie. E andiamo avanti alla scoperta di ciò che accade in questa giornata maledetta di Genova. Le scuole sono chiuse oggi? Sì. Tutto chiuso. E il centro è vietato? Sì. Completamente. Sento una cosa. Come si fa a circolare così? Assolutamente impossibile. Impossibile. È peggio del 2011. No, la riprendiamo. È peggio del 2011. Penso di sì. Decisamente. Sì. Danni più ingenti. Certo. Grazie.